Da oggi ufficialmente l'Avellino è di Angelo Antonio D'Agostino e del suo gruppo. Sì, stiamo perfezionando, sto salendo apposta per mettere appunto l'atto, la cessione, diciamo. Oggi ci sarà una riunione organizzativa, insomma, ora tutti siamo curiosi di sapere come, in che direzione andrà il futuro, anche eventualmente chi sarà il nuovo direttore sportivo, da chi sarà... Vabbè, vediamo un po', oggi adesso facciamo l'atto, nel tempo di registrarlo sicuramente faremo delle modifiche, delle piccole modifiche, non faremo grandi modifiche. Prima abbiamo ascoltato Cusano e Riccio, ci hanno detto da questa una grande imprenditura molto forte a progetti importanti per questo tempo. Sì, i progetti sono importanti, li dobbiamo solo mettere in atto, adesso piano piano cerchiamo di risalire. Piccole modifiche, ma ci sarà un direttore generale, un direttore sportivo? Ma guardi, non credo, ormai manca poco tempo. No, ma... dico per l'anno prossimo. Sicuramente sì, questo scorcio di campionato sì. Dobbiamo fare il massimo per cercare di mantenere gli equilibri così, non stravolgere chissà che. È chiaro che questi due mesi serviranno per organizzare bene poi l'anno prossimo. Domani incontra Ghirelli? Sì, domani mattina. Sa pure sei. Questo. Ha detto ieri. A radio.no. A colazione. Quindi non ci sarà nessun cambiamento in vista in questo momento nella struttura della società, oppure ci sarà qualche figura che no. Sua fiducia che entrerà? Sicuramente qualche persona entrerà di fiducia, intanto gli amministratori, tanto per cominciare, delle due società, sia dell'IDG sia dell'US Avellino, quindi sicuramente entreranno persone nostre di fiducia, per cominciamo a vedere come muoverci. C'è già qualche nome per l'amministratore? Beh, l'amministratore sicuramente è uno, mio figlio. Quindi la cosa è molto... Però ci devi dire il nome perché sono solo 5. Giovanni. Okay, quindi siccome vogliamo fare sul serio, quindi sì. La teniamo all'interno in maniera da poter poi gestirla molto da vicino. Per quanto riguarda la distribuzione delle quote, 87,5%, 12,5%, stiamo dando i numeri oppure sono questi i numeri? No, i numeri sono questi, anzi dovrebbero essere questi, perché mi sa che ci sta... Uno che doveva venire stamattina, che c'è il 12.50, che De Lucia. Non so, forse no, non ha forse tempo, verrebbe oggi alle 3, quindi l'atto oggi se ne va tra stamattina e oggi pomeriggio dovremmo concludere. Grazie. Va bene. Grazie.